Ciao a tutti e benvenuti a questo editoriale. Beh, segnaliamo ancora una volta dalla Cina, si è scoperto un nuovo virus potenzialmente pandemico, la notizia è di un paio di giorni fa. Questo virus discende dal ceppo dell'influenza suina che nel 2009 causò migliaia di morti e centinaia di migliaia di contagi, soprattutto in America. La nuova variante è stata individuata da un gruppo di ricercatori cinesi impegnati nel programma di sorveglianza per l'emergenza e il contrasto di nuove minacce virali. Dalle analisi effettuate è emerso che il virus ha già fatto il salto di specie dai maiali all'uomo, mentre non sarebbe ancora in grado di trasmettersi da uomo a uomo. La notizia è rimbalzata sulle pagine dei giornali, ma in altro periodo probabilmente se ne sarebbe trovata traccia solamente nelle riviste specializzate. Eppure è dal 2018 che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito nell'elenco delle malattie con un significativo potenziale epidemico la malattia cosiddetta X, ad indicare che una patologia esistente, ma la consapevolezza che una grave epidemia internazionale possa essere causata da un patogeno attualmente sconosciuto che causa malattie dell'uomo. Il modello è stato elaborato affinché la comunità sanitaria globale sappia costruire per tempo i sistemi adeguati e possa adottare tutte le misure necessarie per prevenire e eliminare la diffusione. Ebbene, quindi l'informazione, come anche il Covid-19, non manca. Dopo mesi dalla scoperta ufficiale del primo caso di Covid-19, la curva mondiale dei contagi mantiene ancora un andamento esponenziale. Stati Uniti, Brasile ed India registrano decine di migliaia di contagi nelle 24 ore e molti altri rimangono sopra i 1.000 giornalieri. Le indicazioni che arrivano dai governanti sono spesso contraddittorie, esse da una parte spingono per una costante e severa osservazione della misura di contagio, di contenimento, dall'altro invitano ottimisticamente a lasciarsi tutto alle spalle e a riprendere la vita e i consumi, questo è importante, no, se, di sempre, perlomeno prima della temuta seconda ondata, perché anche questo è un rischio. Ciò che evidentemente è mancato è stato invece un coordinamento, che l'abbiamo già detto su queste trasmittenti, su questa radio web, un coordinamento centralizzato, fresca proprio di oggi, di ieri, scusate, è la notizia dell'uscita degli USA dall'Organizzazione Mondiale della Sanità entro un anno. Ebbene, a fronte di un coordinamento, che ci vorrebbe un coordinamento centralizzato, quantomeno una unità di intenti, così come auspicato dall'Istituto, si badi bene, mondiale, preposto a questa funzione. D'altronde siamo però nel sistema capitalistico di produzione e nel capitalismo ogni nazione fa il proprio interesse e lo vediamo non solo le nazioni, ma ogni azienda, ogni singola regione, tutti vogliono fare solo esclusivamente il proprio interesse, che poi è un interesse economico e non un interesse di specie. Ma al di là delle contraddizioni dei singoli, siano essi virologi, dal peggio deve ancora venire, che dicono no, il virus ha perso forza, o si contrappongono questi virologi, o dai politici, che l'ultimo per esempio è Zaia che dice la TSO a chi rifiuta il ricovero, al TSO, al trattamento sanitario obbligatorio, a chi invece dice andiamo tutti al mare. Un dato di fatto è emerso chiaramente di fronte a questa pandemia, che nessuno sa come, proprio perché ci sono gli interessi, che il sistema capitalistico ha creato le condizioni perché virus presi in natura ma quiescenti possano evolvere scatenando patologie gravi per l'umanità. Per esempio l'ammassamento di animali, vedi i grattacieli per i maiali in Cina,
o l'ammassamento di uomini, la distruzione dell'ecosistema e del suo equilibrio, eccetera, concorrono a favorire nuovi spillover, cioè virus che fanno un salto di specie. Se il paragone tra il Covid-19 e l'influenza spagnola dal 1918 al 1920 diventa ogni giorno più lecito, è anche vero che rispetto ad allora, oggi il mondo è più collegato, è tutto collegato e la mobilità è più elevata, con effetti quindi e conseguenze molto più gravi. In realtà le condizioni per rispondere efficacemente alle pandemie ci sarebbero, eppure non si può escludere del tutto l'estinzione della nostra specie, sia perché nel passato questo fenomeno si è verificato per alcune specie, sia perché gravi epidemie sono già avvenute, ma quando l'uomo era in rapporto bilanciato con la natura che lo circondava, al contrario invece di oggi. La coevoluzione è un aspetto fondamentale per gli organismi che popolano l'unità ecologica, come scrive David Quammen nel suo libro ultimo, che è diventato poi fra l'altro un best seller negli ultimi mesi, che il libro è Spillover, l'evoluzione delle pandemie. L'emersione di virus e la diffusione di nuove malattie ad esse collegate non sono accidenti, ma conseguenze. E sul libro si può leggere che da un lato la devastazione ambientale causata dalla pressione della nostra specie sta creando nuove occasioni di contatto con i patogeni e dall'altro la nostra tecnologia e i nostri modelli sociali contribuiscono dall'altro la nostra tecnologia e i nostri modelli sociali contribuiscono a diffonderli in modo ancora più rapido e generalizzato. Le circostanze attuali non sono dovute all'assenza di informazioni o di educazione civica o di conoscenza scientifica, ma alle caratteristiche intrinseche dell'attuale modo di produzione con la catastrofica impotenza degli stati nazionali e nell'inettitudine della classe borghese, la quale crea un organismo poliedrico mondiale adatto ad affrontare contesti del genere, ma che non funziona, proprio perché abbiamo detto prima, ogni stato, ogni nazione, ogni azienda fa per sé. Anziché avere un piano nazionale coordinato per affrontare anche questi problemi di estinzione di specie, si continua a privilegiare il profitto. Ciao a tutti e ci risentiamo alla prossima.